Laszlo Pietinger, in arte Dopeman, è uno dei rapper più ascoltati nel panorama musicale ungherese. In un paese di 10 milioni di abitanti, i suoi album hanno venduto 500.000 copie. Pugile dilettante, nato in un quartiere povero di Budapest, rivendica un preciso impegno politico a favore delle classi popolari. Un impegno che oggi è tutto rivolto a denunciare il tradimento di Viktor Orban, capo dell'attuale governo di centrodestra. Da qualche giorno appena, Dopeman ha completato un brano in cui se la prende direttamente con il premier. Tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 20 anni erano corrotti e incompetenti, ma quello che abbiamo oggi è ancora peggiore. Di fatto sta completando l'opera. Chi ci governa vuole restare al potere, accentrare il controllo, ma non ha dato alcuna risposta ai problemi degli ungheresi. Uno dei primi problemi degli ungheresi è il dissesto delle finanze pubbliche. Le agenzie di rating hanno declassato il debito del paese a livello di junk, spazzatura. Senza un piano di aiuti internazionali, l'Ungheria è a rischio. Lo scenario peggiore sarebbe un mancato accordo con il Fondo Monetario Internazionale e, in ultima analisi, il default del paese. Ma penso che sia un'ipotesi estremamente improbabile. Il governo deve innanzitutto ristabilire la propria credibilità, con scelte che facciano ritrovare la fiducia dei mercati. Una fiducia che è stata dilapidata negli ultimi anni. I ministri delle finanze europei hanno aperto la strada a un congelamento dei fondi per la coesione destinati a Budapest a causa del deficit eccessivo del paese. Ma sull'Ungheria incombe anche la minaccia di diverse procedure di infrazione avviate da Bruxelles. Una riguarda un progetto di fusione che, secondo la Commissione europea, comprometterebbe l'indipendenza della banca centrale ungherese. Il governo Orban si è guardato intorno alla ricerca di soluzioni per finanziare il debito pubblico e ridurre il deficit di bilancio. Ha posato gli occhi su 36 miliardi di euro. Si tratta delle riserve monetarie della banca centrale ungherese. Il governo vuole mettere le mani su quei soldi, ecco perché deve limitare l'indipendenza della banca centrale. Su questo punto il governo ha segnalato la disponibilità a tornare sui propri passi per rimettersi in sintonia con i dettami europei. Il responsabile comunicazioni dell'esecutivo non lascia spazio a dubbi. Abbiamo garantito l'indipendenza e l'autonomia della banca centrale ungherese. Questo è un principio sacrosanto, nessuno vuole toccarlo. All'inizio di gennaio decine di migliaia di ungheresi hanno manifestato contro la nuova Costituzione, denunciando un'involuzione autoritaria del sistema democratico del paese. Ma anche i sostenitori di Orban erano scesi in strada soltanto qualche giorno prima per esprimere sostegno all'azione dell'esecutivo. Cornel Arok è un esponente del movimento per i diritti civili Solidaritas e molto critico nei confronti delle modifiche apportate alla legge elettorale che, a suo parere, hanno l'obiettivo di favorire il partito di governo Fidesz, ma denuncia anche la messa in angolo della magistratura indipendente. I giudici di maggiore esperienza, che meglio degli altri conoscono leggi e regolamenti, saranno mandati in pensione. Questo provvedimento riguarda 200 o 300 giudici, i cui incarichi saranno poi ricoperti da nuove leve. È chiaro che la situazione non potrà che peggiorare. Chi ha esperienza viene mandato a casa e giudici giovani, forse vicino al partito Fidesz, ne prenderanno il posto. Anche questo è un principio sacrosanto, nessuno vuole toccare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. La mobilitazione sociale contro il governo Orban vede impegnata anche una parte dei giornalisti della TV di Stato.
Alcuni di loro sono da dicembre in sciopero della fame per denunciare la stretta della politica sull'informazione pubblica attraverso censura e notizie manipolate. Reclamano le dimissioni dei dirigenti coinvolti in scandali recenti. Lo sciopero della fame continua perché quelli che falsificano le notizie e fanno cattiva informazione sono ancora in questo palazzo. Il 2 gennaio c'è stata una grande manifestazione contro il governo, ma nei notiziari delle principali TV ungheresi non se ne è nemmeno parlato. L'ingerenza della politica si è sempre avvertita, i partiti e i governi hanno sempre considerato la TV pubblica uno strumento di propaganda, ma ciò che è cambiato con la nuova legge sui media e con il nuovo governo è che oggi non si limitano a pretendere un occhio di favore, falsificano i fatti, falsificano le informazioni e questo non ha precedenti. Nato su Facebook, il movimento che si fa chiamare Un Milione per la libertà di stampa in Ungheria è stato tra i più attivi nelle ultime manifestazioni contro il governo di Budapest. Per quanto riguarda l'informazione del servizio pubblico, le cose sono chiare. Ci sono funzionari che lavorano al servizio del governo, fanno una TV di partito, diffondono notizie false, ritoccano le immagini per cancellare le persone. Attila Monghe è un giornalista investigativo. È stato il primo a pubblicare una lettera molto critica del presidente della Commissione europea Barroso a Viktor Orban. Da allora è stato oggetto di pressioni crescenti. Minacciare i giornalisti con inchieste penali solo perché stanno facendo il loro lavoro e minacciare le fonti dei giornalisti ci può portare su una china molto pericolosa. Pochi giorni fa migliaia di persone sono scese in strada per chiedere che l'emittente radiofonica indipendente Club Radio, una delle più ascoltate in Ungheria, non sia costretta a scomparire. Nella riassegnazione delle frequenze, una nuova authority ha infatti deciso di dare più spazio ai programmi musicali a scapito dell'approfondimento giornalistico. It's a political takeover everywhere. In the media, è un assalto selvaggio da parte della politica in tutti i settori. Media, magistratura, società. Il governo, forte di una maggioranza di 2/3 in Parlamento, vuole fare di questo paese uno Stato a partito unico. Hanno tolto le frequenze a Club Radio, dai cui studi stiamo parlando adesso, e questa era l'unica radio indipendente e critica. Dovremo chiudere tra qualche settimana. Ci hanno messo un bavaglio perché eravamo una voce libera e autonoma. It's the silencing of a free and independent voice. L'ospite a sorpresa di quella che potrebbe essere una delle ultime trasmissioni di Club Radio è il principale leader dell'opposizione, Attila Mesterházy, segretario del Partito Socialista. Le politiche sbagliate e poco ortodosse del primo ministro hanno trascinato l'Ungheria in una situazione molto pericolosa. La nostra priorità è assicurarci questa rete di protezione che solo l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale ci possono fornire. Ecco perché sollecitiamo il governo a siglare un accordo con l'Unione e l'FMI nel più breve tempo possibile. Lo facciamo nell'interesse dell'economia e anche, naturalmente, dei cittadini ungheresi. Alle prese con un futuro incerto, l'Ungheria cerca conforto nei condottieri, nei re e nei santi che hanno fatto grande il suo passato e ai quali la Galleria d'Arte Moderna di Budapest ha dedicato una mostra. Lo stesso Orban era presente all'inaugurazione, forse perché anche lui è stato raffigurato tra gli eroi dell'Ungheria contemporanea. Chi non ha condiviso la scelta apprezzerà magari la giovane rapper Dorota Karsai. Il suo brano I Don't Like Your System è diventato una colonna sonora del movimento di protesta.